Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi su Fiorentina 1. Ringrazio intanto i tanti amici che mi stanno scrivendo in queste settimane anche su Twitter, riferendosi appunto a questi 101 secondi. Ne approfitto per fare questo. È una Fiorentina che da ieri sera ci porta due buone notizie. La prima è il passaggio del turno in Coppa Italia. Non era una cosa scontata e, come si è visto sul campo, era anche una cosa abbastanza complicata, perché il Chievo ha giocato bene, si è chiuso, si è difeso e non è stato facile batterlo, assolutamente, con un rigore dubbio che però ci poteva stare per quanto mi riguarda. E l'altra bella notizia è sicuramente il fatto che la Fiorentina acquista un portiere forte, un portiere emergente, acquista Sportiello, che Corvino seguiva ormai da molto tempo. Sappiamo e ricordiamo anche la scorsa estate i colloqui nell'ultimo giorno di mercato tra Corvino e l'agente del portiere, evidentemente avrebbero portato un acquisto della Fiorentina qualche mese dopo. È un'operazione importante, è un prestito per 18 mesi. La Fiorentina poi verserà nelle casse dell'Atalanta 5 milioni e mezzo di euro, e questa è la cifra ufficiale che ci ha dato anche che ci hanno detto gli operatori di mercato. 5 milioni e mezzo è una cifra importante, ma se il portiere tornerà a valere quello che immaginiamo e quello che pensiamo, è una cifra spesa assolutamente bene. Sportiello è stato acquistato davvero ad un ottimo prezzo, tra l'altro è un italiano, e questo non è un particolare da poco. La Fiorentina torna sul mercato italiano e torna ad acquistare titolari italiani. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.